sono Natalia, sono una mamma di un alunno di ucraino. Noi qua stiamo preparando le srase, un piatto che somiglia a vostro tipo croquet, però vengono riempiti con la carne macinata dentro. E facciamo la pasta di, come per i gnocchi, pasta di patate, e un po' di parmigiano, sale, pepe a quanto basta, le uova, e facciamo questa pasta. Poi viene da parte fatta la carne, soffriggere prima un po' di cipolla, carota, carne macinata, e poi dopo vengono riempiti questi croquet, che per noi sarebbe srase, e vengono fritte nell'olio di girasole. Il piatto ucraino, tradizione, diciamo, da parecchio tempo fa che fanno tutti, che è pure semplice, che si fa pasta normalmente, poi si fanno tondi, come si dice, la forma tonda, e poi si mette, aggiunge dentro che patate che già bolliti, tutti schiacciati, si mette dentro e chiude, poi si deve bollire e basta. Si deve mettere un po' di burro che non si attaccano, e si mette vicino un po' di panna pure nostra, quella un po' acida, perché così più buono. Chi piace mangi con panna, che non mangi così senza niente. È un piatto semplice, è per noi buono, non lo so, dovete assaggiare pure voi. Mi chiamo Grace. Ok. Arwen Nigeria. Io si chiamo Grace, vieni da Nigeria. Quella è i piatti di Nigeria. Si chiama garden egg, anche cipollo, carne di vitello, olio, peperoncino, per fare quella i piatti. In mio dialetto, quella garden egg si chiama ehue, in mio dialetto. In italiano si chiama melanzane, ok, anche cipollo in italiano. Mio dialetto si chiama alubara o figbo. Così fare, tutto già pronto. L'altra che sta là si chiama yam in inglese, dialetto in yam. Quella fra 10-5 minuti già pronto. Fare la festa per gente importante, non è mangiare per tutti i giorni. Qualche volta se viene qualcuno importante trovare a te, devi fare, non è per mangiare oggi, domani, qualche volta per gente importante, anche la festa. Sono Olga, vengo da Moldavia, sto facendo una ricetta torta delle crepe, che si chiamano moldavo blinciki. E si fa con la latte, uova, farina, un po' di zucchero e un po' di vaniglia. Si fa l'impasto, poi si fa il crepe. Dopodiché si mette dentro la marmellata, ai vari gusti, a piacere, anche il cioccolato se ci piace. E questa torta si usa molto ai matrimoni, alle feste, ai compleanni. È molto, molto aspettata dai bambini. Quando vengono a qualche festa aspettano, chiedono sempre della torta se ci sta. E questo è tutto.